sull'arte del fate a mano io sono rita e questo è un canale di uncinetto dove io vi insegno a realizzare mediante questi bei tutorial dei, dei capi per tutti i gusti eh, ho aperto il canale un anno e mezzo fa e sto andando avanti pian piano insieme a voi sperando che ogni mio lavoro vi, vi possa piacere e possa essere chiaro nelle spiegazioni quindi, se volete aiutarmi ad andare avanti, date un'occhiata al canale e se vi va, vi potete iscrivere perché insomma i canali proseguono aumentando visualizzazioni e iscritti. Quello che vi voglio proporre oggi è una bella maglia che parte, vedete, da un top down. <coughs> scusate una Maglia molto delicata perché vedete che ho voluto fare una cosa semplice ma mh, fine. E mh, è una maglia che si può adattare a qualsiasi taglia. Mi raccomando, lo ripeto: si può adattare a qualsiasi taglia. Perché io ho un gruppo Facebook, poi vi metterò il link nel box informazioni sotto il video per chi si volesse scrivere È un, veramente un bel gruppo, però continuano a chiedermi, ma io devo fare. La, questa taglia così così si può, posso farla tutti i miei progetti, eccetto qualcuno che comunque lo, lo dico quando lo faccio, quando faccio il tutorial, sono realizzabili in tutte le taglie, a meno che una non abbia una circonferenza di due metri, però insomma regolarmente fino alla 56, 58, 56 si può realizzare i, i miei capi. A maggior ragione quando si tratta di eseguire un top down: quindi, questa è una maglia che parte da un top down. Vedete la lavorazione fine che ho messo su quattro su tutti i quattro lati, c'è cioè anche sul, sulla spalla vedete, e anche sulla parte retro. È una lavorazione molto fine che io vado ad inserire a dei, dei giri, appunto, di maglie di semplici maglie alte in top down. Poi vedrete che man mano che, fate, che seguite il tutorial sarà semplicissimo eseguire il top down, quindi si parte dal, dal giro collo. E durante, ascoltate bene perché durante il tutorial io uh, vi dirò una cosa che riguarda l'aumento di taglie eccessive, perché già questa è una scollatura, non è una scollatura profonda, però per chi volesse fare una scollatura più profonda, vedete che io qua in queste losanghe centrali dalle parti ho fatto dei, delle maglie alte. Vedete qua, qua e sono uguali qua e sono uguali qua. Queste maglie alte che sono adesso questo è l'angolo, se non mi sbaglio sì, sono 5 che l'ho iniziato tempo fa. 5 di qua, 5 di là, di là, più la losanga. Queste maglie, quando faremo eh, che corrispondono comunque a delle catenelle, quando faremo il primo giro, ehm, per dunque queste catenelle che andremo a che andrò io a spiegare, eh, si possono sviluppare poi eh, fino a una 46. Perché eh, questo più il top down che si allarga si arriva a una 46 per una dalla 46 cioè dalla 48 in poi andremo a mettere invece di 5 5 5 5 5 vi faccio vedere 5 5 5 5 ne andremo a mettere 7 quindi la nostra catenella di inizio aumenterà di 16 catenelle 2 4 6 8 12 14 no mi sono sbagliata 4 6 8 10, 12, 14 e 16 in più allargheremo il top down fino ad arrivare alla lunghezza della vostra circonferenza, o del seno o dei fianchi, dipende da cosa avete più grosso del vostro corpo, o, o dipende da dove volete far cadere eh, la maglia. Eh. Comunque poi andremo a fare una cosa che potremo anche allargare sul fondo. Una volta che arriverete, vedete, alla larghezza della vostra circonferenza seno, vedete? Adesso vi faccio vedere che. Chiudendo il top down, andrete a misurare. Adesso nel mio caso, se volete fare il tutorial alla lettera, il mio tutorial è un filato molto morbido, quindi si, in, si adatta anche al corpo. Questo è 42 centimetri, quindi è già una buona misura. Però per chi vuole arrivare a un 100, per esempio, eh, che è una 46, insomma, siamo lì no come circonferenza. Eh, oh, va. Prosegue il top down, prosegue il top down quindi proseguendo. Lui si allarga in questo punto, qua lui si allarga e eh, aumentando i giri. Quindi del top down arriverete alla vostra circonferenza. Invece, per chi ha appunto dalla 48 in poi, consiglio di aumentare appunto di 16 catenelle. Da quelle che io dirò adesso all'inizio, quindi eh, ricordatevi che l'ho detto perché questo me lo continuano a chiedere nei messaggi nel mio gruppo. Io adesso vi dirò questa catenella, se avete dalla 48 in poi dovete aggiungere 16 che corrispondono all'aumento di due maglie in più nelle parti che vi ho detto. In più, dopo qui avrete sicuramente, avete già più largo no? di qua, in più a questo vi potete eh, allargare, quindi mh, insomma è stato studiato abbastanza bene per arrivare a qualsiasi taglia. Poi, in caso voi naturalmente ehm, avete una circonferenza seno grande che vi dovete allargare molto, vi ritroverete, perché il top-down è un meccanismo così, vi ritroverete con un giro, io per esempio ai suoi venti, un giro troppo profondo e non c'è problema perché poi avendo comunque questa lavorazione semplice a maglia, a maglia alta, si può eventualmente... Ve lo dico adesso così lo sapete già, magari viene il dubbio più avanti mentre fate il lavoro, potete una volta che avete qui il giro, no, chiuso, andare a cucire un pezzettino sotto ascella per ridurre il giro della manica che può anche darsi che lo debba ridurre io adesso vediamo. E quindi ehm, non c'è nessun problema. Eh, Adesso vi do l'occorrente. Innanzitutto, ve lo dire che è un modello molto semplice e non ci sono difficoltà. Una volta che ci attaccheremo col davanti e il dietro, proseguiremo un po'. Adesso non so ancora di quanto, da andare almeno a coprire il seno, sempre con questa losanga centrale e le maglie alte lateralmente. Andremo ad allungarci un pochettino, dopodiché ci attaccheremo con un'altra un parte. Eh, che va giù verso il fianco, eh, che è di un punto molto fine, che ehm, anche questo, se uno ha il fianco pronunciato. Eh, diciamo ci sono delle persone che magari hanno la, la vita molto sottile il, il fianco più pronunciato rispetto alla vita si può mediante un'aggiunta di catenelle durante la lavorazione aumentare gradualmente facendo una forma trapezio verso il fianco quindi è un modellino mh, che ho studiato è esclusivo eh, l'ho proprio inventato io anche questa lavorazione così l l magari un punto che esiste non lo so neanche io però questa l'ho fatta io Niente, adesso vi vado ad elencare il materiale che ho usato. Guardate che meraviglia. Qui ho tutta la, la confezione, io per sicurezza ne ho preso un mezzo chilo. Poi alla fine vi dirò un pochettino la... cosa ne ho usato io e più o meno cosa ne serve per altri tagli. Ecco, allora, questo è innanzitutto color bianco, un bianco bellissimo. Ehm... Dunque, intanto vi dico il colore è 3013. Allora, io ho utilizzato un filo un po' pregiato. Questo si chiama Lotos e della Stelli. Vi metterò un link a un gruppo sotto al box informazioni sotto il video che vi manda un gruppo che, eh, da cui potete rifornirvi di questi filati perché sono rappresentante italiani, rappresentanza italiana di questi filati che non sono italiani si chiama Stanley infatti la ditta che li produce è bulgara e fa delle cose stupende anche tantissime cose meravigliose, cake, filati di ogni tipo con lurex, senza lurex allora questo è un filato che nonostante poi nel momento dell'acquisto non abbia un prezzo inaccessibile perché comunque si può un prezzo abbastanza contenuto è il 20 per 25% di pura seta adesso qua è scritto in inglese mulberry silk è pura seta e 75 di cotone soffice infatti è di una morbidezza incredibile cioè una cosa che poi fatto cade proprio si adatta ehm, eh, cadente come è bellissimo veramente una favola e allora sono 50 grammi, ogni gomitolino 135 metri. Io lo sto usando con la mia mano su qui dice, dice sia i ferri che l'uncinetto, ferri tre e mezzo, addirittura 5 e l'uncinetto dice due e mezzo, non ci vedo bene, è piccolino, penso tre e mezzo. Comunque, io sto usando l'uncinetto del 3 e mezzo, scritto qua. Non so se si vede comunque il 3 e mezzo, perché la morbidezza di questo filato è data anche dal fatto che non è proprio ritortissimo, il giusto. Ritorto, il giusto, però serve un uncinetto in più. Quindi io ho usato il 3 e mezzo con la mia mano, se voi avete una mano troppo stretta, anche il 4, se poi l'avete troppo larga, insomma, vedete voi, ecco. Poi mi serviranno i marcapunti, ma dipende. Si potrebbe anche fare senza perché, appunto, avendo l'angolino è facile collegarsi. Comunque lo metterò così vi spiego anche un po' di più come si lavora un top-down, Lavo la gola da lana. Nel caso come vi ho detto prima dovete andare in caso di tagli grandi a cucire un pochettino sotto ascella, la mia forbice e naturalmente è indispensabile metro da sarta. Allora adesso io vi dico prima di iniziare, perché poi è facilissimo, sono due giri che si ripetono, è proprio facile. Vado a misurare, appunto vi ho detto che il mio scalfo è arrivato 20, 21, ma però mi sa che poi vediamo se c'è da cioè devo andarlo a cucire anch'io un po' E vi ehm, ho detto 42 di qua di larghezza seno. Ho ripetuto il motivo nel mio caso con la mia mano, il mio filato e il, il mio uncinetto. Ho ripetuto il motivo per il top down prima di unirlo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 giri. Bene, io vi, vi, vi mando una buona visione di questo video. E iniziamo il nostro tutorial. Allora, per la catenella di inizio, eh, io farò adesso una catenella di 104 maglie, che sono 4 per i lati, 4 lati, più 25 su ogni lato. Scusate, 4 per gli angoli, più 25 su ogni lato. Dalla 48 in poi mi mettete su invece. 104 più 16 quindi 120 catenelle che corrispondono sempre a uno per angolo che fa 4 più se qua avevamo 25 più 4 perché abbiamo detto che ne mettiamo 2 e 2 fa 29 sul lato quindi adesso iniziamo la nostra catenella io adesso vi faccio vedere a fare i primi 3 giri 4 perché si ripetono sempre Farò meno, ehm, ma no, ma la facciamo tutta così non ci sbagliamo. Quindi io faccio 108 catenelle e vi faccio vedere lavorare vedete, i primi due giri e poi vi faccio vedere magari il terzo che è sempre uguale al primo. Quindi è facilissimo. Ho fatto il nodo d'inizio. E comincio a lavorare le mie 108 catenelle 2 3 4 5 ecco qua le mie 104 catenelle 120 per la taglia dalla 48 in su quindi vedete vado a chiudere come un centrino questa catenella tenendo ben dritta non si attorcigni vado a chiuderla con la mezza maglia bassa nella prima catenella che ho lavorato e iniziamo il nostro top down iniziamo lavorando il primo angolo subito quindi facciamo 3 catenelle che servono per alzarci e sostituiscono la prima maglia alta carico il filo rientro nella stessa maglia di base faccio un'altra maglia alta 2 catenelle di separazione 1 e 2 Carico il filo, rientro nella stessa maglia perché è l'angolo e vado a fare altre due maglie alte nello stesso punto di base, quindi una e due. Quindi tutti gli angoli, sempre in tutti i giri, sono formati da, dall'aumento, perché questo è l'aumento, quindi due maglie alte, due catenelle, due maglie alte. Carico il filo. Vado nella maglia seguente, subito dopo faccio una maglia alta. La prima. Carico il filo. Vado nella maglia seguente, seconda maglia alta. Carico il filo, vado nella maglia seguente, terza maglia alta. Carico il filo, vado nella maglia seguente, quarta maglia alta. Carico il filo, vado nella maglia seguente, quinta maglia alta, okay. fino alla taglia 46. Dalla 48 in poi andremo a lavorare. Invece, vedete di 5 maglie alte, una su ogni catenella dopo l'angolo. Andremo a farne altre due, quindi 7. Spero di essere chiara. Ora andiamo a lavorare la, lo la losanga, vedete di un, di un lato, 2 catenelle di separazione. Salto una maglia di base, vado nella, nella seconda e faccio una maglia bassa 2 catenelle di separazione 1 e 2. Carico il filo. Andiamo a lavorare adesso 3 maglie alte. Allora, carico il filo, saltiamo una maglia di base, vado nella prossima e faccio una maglia alta. Carico il filo, vado nella prossima catenella. Faccio una maglia alta. Carico il filo, vado nella prossima catenella. Faccio una maglia alta 2 catenelle di separazione. Una e due, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio una maglia bassa. 2 catenelle di separazione. Carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima, faccio una maglia alta. Carico il filo, vado nel il filo, un po' di filo, carico il filo, vado nella prossima, faccio una maglia alta. Carico il filo, vado nella prossima, faccio una maglia alta. 2 catenelle di separazione 1 e 2 salto una maglia di base, vado nella prossima faccio la maglia bassa 2 catenelle di separazione. Allora, adesso abbiamo fatto, vedete, abbiamo ripetuto 5 10 15. Scusate vedete, 3, 6, 9, 12, qui c'è il 15. Ogni parte della losanga del lato sono 15 catenelle. Quindi carico il filo. Abbiamo già fatto le tre: vedete una, due, le tre losanghe. Salto una maglia di base vado a fare le cinque maglie alte come abbiamo fatto qui dopo l'angolo. Quindi una, la seconda, nella seconda maglia. Di base la terza nella terza maglia di base la quarta nella quarta maglia di base la quinta nella quinta maglia di base questo fino al 46 se Avete la 48 ne fate altre due prima dell'angolo, altre due maglie. Come avete fatte 7 da una parte le fate dall'altra. Ora facciamo il secondo angolo, quindi entriamo nel carico il filo nella maglia seguente. Vado a fare nello stesso punto di base una, due maglie alte, 2 catenelle e le altre due maglie alte, nello stesso punto di base una. 2 ora ripetiamo la stessa lavorazione sul secondo angolo Lo facciamo insieme poi dopo fate gli altri angoli potete fare gli altri angoli proseguire insomma fino alla fine del giro allora facciamo il secondo lato insieme vado nel carico il filo vado nella catenella subito dopo l'angolo e faccio una maglia alta carico il filo Maglia alta nella catenella seguente, la seconda. Carico il filo, terza maglia alta nella maglia seguente. Maglia alta. Carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente. E sono 4 Carico il filo, maglia alta nella maglia alta, nella maglia di base seguente. E sono cinque. 5 maglie alte dopo l'angolo, una su ogni catenella fino alla taglia 46. Dalla 48 in poi ne fate altre due. Adesso partiamo con la losanga. 2 catenelle di separazione. Salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, carico il filo. Salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio una maglia alta. Carico il filo maglia alta nella catenella seguente carico il filo maglia alta nella catenella seguente 2 catenelle di separazione salto una maglia di base vado nella prossima maglia bassa 2 catenelle di separazione carico il filo salto una maglia di base vado nella prossima e faccio una maglia alta maglia alta nella maglia nella catenella seguente Maglia alta nella catenella seguente. 2 catenelle di separazione. Salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio una maglia bassa. 2 catenelle di separazione. Carico il filo. 1, 2. Siamo già alla terza losanga. Andiamo a fare le 5 maglie alte prima dell'angolo. 7 dalla 48 in poi. Quindi carico il filo, salto una maglia e vado a fare la prima maglia alta nella prima catenella, la seconda maglia alta nella seconda catenella, la terza maglia alta nella terza catenella, la quarta maglia alta nella quarta catenella, la quinta maglia alta nella quinta catenella, fino alla 46. Dalla 48 in poi, dalla 48 in poi, andate a fare altre due maglie alte, una per ogni catenella. Okay. Siamo arrivati all'angolo, vi faccio vedere ancora l'angolo, poi proseguite eh, fino alla fine del giro lavorando gli altri due che mancano. Carico il filo, vado nella catenella seguente, nello stesso punto di base vado a fare due maglie alte, una e due, qui c'è l'aumento naturalmente negli angoli, due catenelle e altre due maglie alte nello stesso punto di base. Uno e due. Adesso lavorate uguale altri due angoli e ci vediamo qua. Poi per proseguire con secondo giro, Vi ecco, faccio vedere a finire l'ultimo lato. Vedete, ho fatto una, due, questa è la terza losanga. Carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio le ultime 5 maglie alte, 7 dalla 48 in poi, una, due, vedete. 3, 4, ecco l'ultima catenella, la quinta. Abbiamo finito il giro, adesso lo chiudiamo, faccio vedere come chiuderlo con una mezza maglia bassa, andiamo a chiuderlo qua, vedete nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ecco allora, adesso iniziamo il secondo giro del motivo mi sposto allora per spostarci sulla maglia dobbiamo andare a lavorare dentro al, a qui alla, alle catenelle vedete qua c'è ancora una maglia alta che c'è questa catenella dietro però vedete non così quella prendiamo questa dietro e ci spostiamo in quel punto con la mezza maglia bassa ok che non si vede poi Entriamo direttamente nell'arco e facciamo una maglia bassa e 2 catenelle. Questo la maglia bassa con le 2 catenelle, sostituiscono la prima maglia alta del dell'angolo. Carico il filo, faccio la seconda maglia alta all'interno dell'angolo, faccio le 2 catenelle, carico il filo nell'interno di questo angolo, faccio ancora altre due maglie alte. Una, e, due. e così sarà il lavoro nell'angolo sarà sempre così l'inizio la chiusura per tutti i giri che vi, nel mio caso 11 ma per tutti i giri che vi servono per arrivare alla vostra larghezza del top down del seno e da qui partiamo la lavorazione quindi vado nella subito nella maglia alta dopo e faccio le maglie alte una maglia alta su ogni maglia alta che incontro fino ad arrivare alla prima losanga. Vedete? Vado dentro alle maglie alte e così sarà per tutti i giri del, del top down, vedete? Vado, carico il filo logicamente, queste maglie che prima erano 5 ora sono diventate 7 perché abbiamo aumentato nell'angolo. Quelle della taglia 48 saranno 9, perché qua ci sono due maglie in più nell'angolo, quelle qua sotto che le abbiamo lavorate. Questo è il top down, una lavorazione top down caratterizzata appunto da questi aumenti sugli angoli che danno la larghezza, pian piano si sviluppa il, il lavoro. Ecco, mi sono fermata, vedete, sull'ultima maglia qui c'è la losanghina, inizia la losanghina e quindi andremo a fare il lavoro della losanga. Allora, faccio una catenella di separazione. Carico il filo e vado. Vedete qua ci sono due archetti. Vado nel primo e chiudo la maglia alta a metà e lascio sull'uncinetto. Carico il filo, vado dentro l'altro l'altro spazio a, a fianco e chiudo metà, e poi le chiudo tutte e due, ok, una catenella di separazione. Carico il filo, vado a lavorare sulle tre maglie alte seguenti. E lavoro le tre maglie alte sulle tre maglie alte quindi una, una per ogni maglia, due e 3 facciamo la seconda losanga una catenella di separazione. Carico il filo, entro nel primo arco. Chiudo, metà la maglia, carico il filo, vado nel secondo arco. Chiudo, metà la maglia e chiudo tutto una catenella di separazione carico il filo vado sulle tre maglie alte lavoro le tre maglie alte faccio fatica oggi con il video allora una due tre facciamo la terza losanghina, una catenella Carico il filo entro nel primo arco, chiudo metà la maglia alta. Carico il filo, entro nel secondo arco fianco, chiudo metà la maglia alta e chiudo tutto. Una catenella di separazione siamo, vedete, già adesso vicino all'angolo. Vado a lavorare tutte queste maglie alte fino all'ultima dell'angolo quindi carico il filo, vado sulla prima e comincio a lavorare. Faccio vedere solo un lato, poi la dovete ripetere. Questa lavorazione su tutti i quattro i lati, adesso lavoriamo. Arriviamo fino all'angolo. Poi vi faccio vedere ancora. Fare l'angolo è una maglia alta su ogni maglia alta. Ora vedete, siamo nell'angolo nelle catenelle dell'angolo carico il filo, entro e faccio l'angolo, quindi due maglie alte dentro l'arco, 2 catenelle e 2 maglie alte di nuovo nell'arco nello stesso arco. L'angolo è sempre uguale. E poi riprendete ancora maglia alta sulla prima maglia alta e così via. Andate a lavorare tutti e quattro i lati e gli angoli nello stesso modo come ho lavorato questo qui. Vedete, andate a lavorare su tutti i lati. Ci vediamo qua alla fine del giro. Vi faccio vedere il primo giro che è sempre uguale, però mentre qui l'abbiamo inserito sulla catenella lo andiamo ad inserire, ad applicare eh, sul giro. E poi i giri saranno sempre quei due che si ripetono. Ecco, sono alla fine del, del secondo giro. Con la mezza maglia bassa vado a chiudere, vedete qua dove c'era, il... abbiamo iniziato l'angolo, che si era la maglia bassa più due catenelle. Quindi nella seconda catenella mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa. Ora faccio la stessa lavorazione che ho fatto prima, entro da dietro, vedete nella maglia qui abbiamo una maglia ancora prima dell'angolo, nella maglia nella catenella. Così dietro e mi sposto con la maglia, vedete, la maglia la mezza maglia bassa, entro nell'angolo, faccio la maglia bassa le 2 catenelle e parto con il, con il giro. Adesso ripetiamo il primo giro perché il motivo è già finito. Vi faccio vedere. Ripetere il primo giro. qua facciamo l'angolo che avete già capito come si fa. 2 catenelle e le due maglie alte nell'angolo e poi andiamo a lavorare queste queste ma, eh, queste maglie prima della losanghina fino a qui maglia alta su maglia alta. Ecco, ho lavorato tutte le maglie vedete, alte. Siamo sulla losanghina. Ora andiamo a ripetere il primo giro. Quindi vado a fare le due catenelle. La maglia bassa che avevamo fatto, vedete qui, la andiamo a fare sulle maglie qui sulle maglie chiuse insieme del giro precedente. E facciamo la maglia bassa tutto qui facilissimo le due catenelle di separazione carico il filo e vado a fare le tre maglie alte della losanga perché le losange rimangono sempre delle queste diciamo colonnine rimangono sempre lavorate sul punto di prima cioè tre maglie alte su tre maglie alte ok ve lo faccio vedere ancora facciamo un lato 2 catenelle, vado a fare la maglia bassa qui dove ho chiuso le maglie insieme, 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado a fare le 3 maglie alte sulle 3 maglie alte. E questo filo non è molto ritorto ma è quello che dà la morbidezza, è veramente stupendo. Bisogna veramente averlo tra le mani per capire la morbidezza. Vedete? Faccio la terza, ok. E adesso facciamo la terza losanghina. 2 catenelle di separazione. Vedete? Vado a fare la maglia bassa qui dove ho chiuso insieme le maglie del giro precedente. 2 catenelle. Carico il filo, vado sulla maglia alta seguente, e vado a fare la stessa lavorazione dell'angolo, le maglie alte, l'angolo e le maglie alte e poi ripeto su tutti i lati. Quindi vi ho fatto vedere inserire il primo giro che era uguale, però vi ho fatto vedere a, appunto, farlo sulla sul, sul giro precedente. Adesso da qui dovete, una volta che avete finito questo, dovete ripetere ancora questo qui delle maglie chiuse insieme. Quindi si ripetono questi due giri fino ad arrivare alla vostra larghezza. Ecco qua, adesso andiamo a unire la parte davanti con il dietro. Io ho ripetuto perché mi serviva questa misura, ho ripetuto 11 giri, però eh, dipende da, dal filato che utilizzate perché potete farlo anche con un altro filato, non più grosso di questo, altrimenti viene troppo forato, però logicamente dovete poi ridimensionare tutto. Allora, ehm, si potrebbe anche fare a meno di mettere i marcapunti, perché comunque andiamo a unire i lati dove abbiamo fatto l'angolo. Comunque, per sicurezza, se magari qualcuno deve ancora capire il sistema del... Ehm, tanti mi chiedono di spiegare bene il top down, ehm, andiamo a mettere ugualmente i marcapunti. Dove li andiamo a mettere? Li andiamo a mettere negli angoli, vedete dove abbiamo fatto l'aumento. Quindi andiamo a mettere... Marcapunti negli angoli in tutti gli angoli andiamo a mettere il marcapunti allora, adesso cosa vado a fare? Questa è la mia parte diritta. Prendo il lavoro a metà così, lo, lo chiudo, vedete, e comincio ad unire la parte davanti con il dietro. Andiamo dove abbiamo qua chiuso di qui abbiamo chiuso il giro. Vedete, qui c'è il marca punti. Facciamo sempre la lavorazione. Vedete di spostarci nella catenellina dietro con la mezza maglia bassa. In questo caso ci spostiamo ancora. Nella prima qui c'erano due catenelle nella prima catenella andiamo a mettere una mezza maglia bassa ci spostiamo circa sul centro dell'angolo allora adesso ci alziamo questo tiriamo un po così: siamo sul dritto lavoro del lavoro e continuiamo a lavorare sul dritto quindi ci alziamo con due con tre catenelle che sostituiscono la prima maglia alta Carico il filo, entro in questo angolo e faccio una seconda maglia alta e proseguo a lavorare. maglia Dopo sa, dopo il marca punti, subito sulla prima maglia alta. Proseguo a lavorare maglia alta, eh, il marcapunti punti è fastidioso in questo punto, qua però. maglia alta su maglia alta vedete vado a lavorare fino ad arrivare alla mia losanga ancora perché adesso scendiamo col corpetto li uniamo ma eh, manteniamo la losanga centrale quindi lavoriamo fino ad arrivare a questo punto qua prima della losanga ecco sono arrivata sulla losanga praticamente vado a lavorare la losanga e poi vado a lavorare le altre maglie fino ad arrivare. Vi fermate, vedete, sull'ultima a lavorare sull'ultima maglia prima dell'angolo. Vi fermate lavorando l'ultima maglia alta sull'ultima maglia alta di questo lato. E poi vi faccio vedere a proseguire. Ecco, vedete, sono arrivata a lavorare l'ultima maglia alta sull'ultima maglia alta. Quindi ho fatto il lato. Carico il filo, entro nell'angolo e faccio due maglie alte. Una e due. Ok, carico il filo. Faccio passare sulla parte diritta tutto, vedete, un lato intero. Vado a prendere l'altro marcapunti. Facendo questo lavoro, deve essere sul dritto, qui sul dritto. Carico il filo, entro nell'altro marcapunti e faccio altre due maglie alte. Una e due maglie alte in questo angolo. Dopodiché carico il filo, sorpasso il marcapunti e vado a lavorare la maglia alta subito dopo. E comincio il mio lato, lavorando il mio lato come ho appena lavorato quello precedente. Le maglie alte dove c'è le maglie alte, il mio solito giro e la losanga dove c'è la losanga fino ad arrivare qui, come abbiamo appena fatto adesso, all'ultima maglia lavorando. L'ultima maglia del eh, sottostante prima del marcapunti, ecco siamo nel quale Vedete, l'ultimo angolo. Carico il filo, entro nell'angolo, lavoro una maglia alta. Carico il filo, lavoro la seconda maglia alta. Ecco. Adesso andiamo a prendere come abbiamo fatto prima l'altro angolo che abbiamo già iniziato il giro, vedete in questo senso qua, sul dritto, e andiamo a chiuderci, vedete qua nella, nella catenella che sostituiva la maglia alta del giro, la prima, andiamo a chiuderci con una mezza maglia bassa ok vedete abbiamo già unito di qua e di qui adesso cosa facciamo? proseguiamo semplicemente la lavorazione in tondo mantenendo le maglie alte sulle maglie alte e le losanghe sulle losanghe quindi si inizia il lavoro sono sotto scella. faccio 3 catenelle che mi alzo della prima maglia alta e comincio la lavorazione. in questa qui... Visto che un po', ecco qua. Comincio la mia lavorazione in tondo. Quindi le maglie alte sulle maglie alte e lo sangue sulle losanghe. Fino alla fine del giro, quando sarò qui, farò la stessa cosa, chiuderò con la mezza maglia bassa, mi alzerò con le 3 catenelle e andrò avanti a lavorare a piacimento. allora Perché logicamente adesso vi faccio vedere? Chi vorrà proseguire a coprire, insomma, eh, naturalmente, qui c'è una lavorazione che è coprente, quindi dovete continuare mh, per un, cioè, insomma, almeno ad arrivare a coprire il seno. Per chi vuole continuare, può continuare. Poi andremo a mettere, non so se fare questo punto cambiarlo, andremo a fare la parte sotto un ci ci continueremo con un punto traforato. Nell'ultimo giro eh, poi andremo eh, smetteremo di lavorare la la losanga, le due losange davanti e dietro, faremo un giro di solo maglie alte su e andremo a vedere che multiplo ci serve per il punto che andiamo ad aggiungere dopo e quindi in questo giro di maglie alte andremo a fare eventualmente gli aumenti. Io adesso proseguo, ci vediamo più tardi quando ho finito di lavorare la parte coprente. Ecco ragazzi, mi sono allungato per qualche giro, adesso vi faccio vedere quanti centimetri, però dipende dalla misura del vostro seno, dovete provarvi a vedere eh, dove vi arriva. Mi sono abbassata per 19 cm dalla scollatura per un totale di: vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 giri dalla scollatura, però eh, non dalla spalla dalla scollatura. E mh, volevo prima di continuare far vedere che ho fatto una già una manichina così poi dopo lo andremo a fare insieme vedete che guardate com'è che taglio che ha la manica sono riuscita a trovare ehm, una soluzione per non fare la cucitura sotto la se anche avete un giro ampio vi insegnerò poi vedete a ridurre nella parte sotto de dello scalfo vedete che è fatta bene non si vede niente vi insegnerò a ridurre la manica eh, ho fatto una manichina corta però qua voi potete allungarvi poi dopo come volete, io l'ho fatta corta e guardate come l'ho finita. Solamente nel centro del, della losango, ho messo queste, queste puntine e niente, dopo lo andremo a fare insieme. Adesso proseguiamo con eh, il nostro corpetto. Mi raccomando, provatelo perché qua mancano solo due giri prima di iniziare il traforo per vedere più o meno. Mia figlia, cioè, insomma, le persone magre non hanno il seno di una persona eh, gr grossa e quindi qui eh, non sale come sale una persona che ha tanto seno, cioè grossa nel senso tanto seno. Adesso, noi andremo a fare due giri: uno e andremo unificare le maglie mh, alte anche sulla losanga, e secondo, e poi andremo a contare queste maglie nel secondo giro di maglie alte, andremo a fare eventualmente degli aumenti perché dobbiamo inserire un multiplo un punto che è questo che è multiplo di 6 allora adesso iniziamo il nostro lavoro ecco andiamo a fare le nostre maglie alte fino al punto della losanga maglia alta su maglia alta quindi partiamo 1 2 3 catenelle per alzarci cominciamo a lavorare le nostre maglie le maglie alte su mai una per ogni maglia alta sottostante e arriviamo come vi ho detto fino alla losanga. Ecco, vedete siamo arrivati fino alla losanga, dove incontriamo la losanga che eh, non vi ho detto una cosa, dovete fermarvi nel giro dove abbiamo fatto le maglie alte, vedete chiuse insieme. Andremo a fare me l'ho detto, ho fatto un errore. Dovete fermarvi nel giro dove ci sono, vedete, le tre maglie chiuse insieme, allora andiamo a fare dove c'è la catenella. Andiamo a fare una maglia alta dentro all'archettino, una maglia alta la facciamo sulle maglie chiuse insieme, e una maglia alta nell'altro nell'altra catenella seguente quindi sulla sul dove c'è il traforino, fatte tre maglie alte incontriamo le maglie alte, quindi andiamo a mantenere le maglie alte esistenti, quindi una maglia alta sulla prima, una maglia alta sulla seconda e una maglia alta sulla terza. Incontriamo di nuovo la losanghina, il punto traforato, carichiamo il filo, entriamo nella catenella e facciamo la maglia alta maglia alta sulla uh, le maglie chiuse insieme e maglia alta nella catenella seguente. Di nuovo maglia alta su maglia alta, qui dove ci sono le tre maglie alte sottostanti. E di nuovo la losanghina, una maglia alta nella catenella. una maglia alta sulle maglie sottostanti chiuse insieme e una maglia alta nella catenella seguente e continuiamo a lavorare ora le maglie alte, una maglia alta sulla maglia alta quindi dove si trovano le maglie alte lavoriamo una maglia alta su maglia alta dove troviamo la losanghina facciamo queste tre maglie alte una nella catenella una sulle maglie alte chiuse insieme una nella catenella ecco lavoriamo così tutto il giro dopodiché l'avete finito chiudete con la mezza maglia bassa andate a contare tutte le maglie che avete in questo giro allora ho contato la mia il mio ultimo giro 146 maglie 146 maglie se io divido per per 6 che è il multiplo dei motivi del motivo mi dà non è divisibile mi dà 24 motivi che fa 144 e me ne rimangono due però se ne avessi avuto per esempio non lo so eh, 150 adesso non mi ricordo che è divisibile giusto 150 mi dà eh, mi avrebbe dato 20 che faccio il conto, 25 motivi non, avrei do, non dovrei fare né diminuzioni né aumenti regolatevi un po voi se avete per esempio io solo due ne vado a togliere se ne avete 4 giungetene due quindi insomma dovete comunque avere adesso nel giro prossimo un multiplo di 6 quindi io nella mia adesso in questo giro che andremo a fare ancora di maglia alta io vado a, a diminuire di due punti quindi adesso io mi alzo con le 3 catenelle e comincio a fare il mio giro di di maglie alte, ecco. Io vado a diminuire subito vicino al fianco quindi diminuirò le mie due maglie. Una per fianco, vedete come si fa: si eh, lavora a metà una maglia alta, si lavora a metà la seconda e poi si chiude l'aumento. Si fa così. Eh, scusate la diminuzione. Se invece eh, bisogna fare degli aumenti, non c'è altro da fare che lavorare due volte cioè due maglie alte nello stesso punto di base e distribuire gli aumenti perché saranno pochi comunque no multiplo di 6 non è difficile adattare distribuire questi aumenti magari se sono 4 eh, le distribuiamo e due nei fianchi e uno insomma sparso magari uno sul davanti uno sul dietro io adesso questa la tolgo perché non devo fare l'aumento, vado avanti facendo eh, le diminuzioni una per fianco, quindi due insieme le ho già fatte di qua e due insieme le andrò a fare nell'altro fianco e lavorerò tutto que questo giro a maglie alte mantenendo poi a parte le diminuzioni o gli aumenti mantenendo una maglia alta su maglia alta sottostante e quindi ci vediamo alla fine del giro. Ecco sono alla fine del giro, so chiudiamo con la mezza. Maglia bassa e iniziamo il nostro motivo traforato che non è altro che la losanga. Vedete questa losanga ripetuta però su tutto il giro. Quindi, una volta che io vi avrò fatto vedere il primo giro, voi dovete continuare come quando lavoravate qui la losanga, però fatta su tutto il giro. Allora, adesso ci alziamo. Quindi, partiamo con le tre maglie alte, quindi 3 catenelle. La prima per alzarci, carico il filo, vado nella maglia seguente. Faccio una maglia alta, carico il filo, maglia seguente, maglia alta 2 catenelle di separazione. 1 e 2 salto una maglia di base. Vedete, qua c'era la maglia chiusa insieme del che ho fatto la diminuzione, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio la maglia bassa 2 catenelle di separazione 1 e 2 carico il filo salto una maglia di base vado nella prossima e faccio la maglia alta carico il filo vado nella prossima e faccio la maglia alta carico il filo vado nella prossima e faccio la maglia alta 2 catenelle di separazione salto una maglia di base vado nella prossima faccio la maglia bassa 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio la maglia alta. Carico il filo, vado nella prossima e faccio la maglia alta. Carico il filo, vado nella prossima e faccio la maglia alta. E continuiamo con il motivo fino alla fine del giro. Quindi 2 catenelle di separazione. Salto una maglia di base, vado nella prossima, faccio la maglia bassa, 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e vado a fare 3 maglie alte, una dietro l'altra, una, due e tre. Quindi in questo modo finite tutto il giro, tutto traforato così. Ecco, sono alla fine del giro, faccio l'ultimo traforo. 2 catenelle, salto una maglia di base, vado nella seguente, faccio la maglia bassa. 2 catenelle di separazione. Vedete, manca solo una, una maglia, la salto e vado a chiudermi qua nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Mi chiudo con una mezza maglia bassa. Ora proseguiamo il punto come abbiamo fatto nella mm, usanga. Sapete che erano due giri, vi faccio vedere appena, appena l'inizio del perché lo conoscete già. Del secondo giro quindi mantengo una, due, tre catenelle per alzarmi. Mantengo le tre maglie alte sulle tre maglie alte, lavorate 2 e 3. Una catenella di separazione. Carico il filo, entro nel primo arco, faccio la mezza maglia alta, cioè la maglia alta. Scusa, chiusa a metà. Carico il filo, vado nell'arco successivo chiudo metà e poi chiudo tutto insieme la catenella di separazione, carico il filo, vado sulla losanga e così via. E praticamente questo, questa parte qui la conoscete già. Quindi andate adesso a ripetere questi due giri. Adesso andiamo a dare una misura. Ecco qua. Praticamente si arriva al vostro punto vita, dovete eh, prolungarvi con, eh, con quel punto qua della losanga fino ad arrivare al vostro punto vita perché poi andremo ad allargarci un pochettino verso il fianco. Dunque, eh, io adesso dalla spalla, perché sto eh, così, ecco, non ci sta, dalla spalla arrivare a, eh, alla fine qua, io ho 31 cm arriverò a circa 40 perché poi il mio punto vita di, di mia figlia è 40 però se volete un punto vita più in basso eh, allungatevi insomma di più con questo punto qua quindi ripetendo i due motivi qui che abbiamo fatto centrali ripetendoli i due giri su tutta la circonferenza e poi ci rivediamo qua che vi faccio vedere è a proseguire verso il fianco allargando un pochettino eh, la maglia ci vediamo. Ecco, volevo farvi vedere, vedete, come viene il motivetto ripetuto su vedete, qui c'è la losanga, la losanga centrale, qua invece il motivetto ripetuto la lasanga ehm, applicata su tutto i, il contorno. Allora, adesso io vi, vi, vi faccio, vi mando avanti con il tutorial, poi io finirò. Allora, questi questo, bord, questo bordo traforato, questa motivo no, che abbiamo appena applicato che è poi la ripetizione della rosanga su tutto il giro io lo continuerò a lavorare fino ad arrivare al mio punto vita nel mio caso il mio punto vita è 45 però eh, dove cioè, mh, dalla spalla eh, tutta la maglia compresa di questa lavorazione però se una persona è più alta deve misurare dove arriva il suo punto vita quando arriveremo con questa lavorazione che è uguale sempre me lo ripeto alla rosanga al punto vita Andremo a allargare leggermente. Facciamo 45. Prendiamo la misura, la mia misura, che serve a me di 45. Quindi lo ripeterò fino a 45. E quando sarò arrivata al punto, vita, andremo a fare eh, un po, un, andremo a dare un po' la forma a trapezio a questa maglia. Andremo a allargare sul fianco. Anche perché ehm, poi dipende. Se una persona ha dei fianchi molto stretti, può continuare la lavorazione dritta se Una invece, una persona ai fianchi che sono più ampi del seno, c'è la possibilità, appunto, arrivati al punto vita di eh, svasare la maglia. Come andiamo a fare a svasarla? Andremo a fare un aumento, Speriamo un po' di filato, vi faccio vedere a iniziare perché poi è sempre la stessa cosa, va solamente aumentato nel punto delle maglie alte. Adesso vi faccio vedere. Immaginate di essere arrivati alla vostra vita, al vostro 45 più centimetri, cosa andiamo a fare? Iniziamo il solito giro con le 3 catenelle, ma nella maglia, vedete qua abbiamo 3 maglie alte nella maglia centrale, andiamo a fare due maglie, quindi andiamo a fare due maglie alte nello stesso punto di base, aumentando ogni motivo di una maglia. Vedete, due e invece di tre eh, ci ritroviamo. Con 4 maglie alte su questo, su questa diciamo, colonnina, poi il resto rimane normale. Quindi, fa qui eh, farò la catenella, me, la maglia alta chiusa a metà nel primo arco, maglia alta chiusa, a metà nel secondo, vedete, la catenella, poi andrò ancora a lavorare le 4 maglie alte sulle tre del giro precedente, quindi una maglia alta sulla maglia alta prima, la seconda centrale facciamo l'aumento, quindi andiamo a fare nella stessa maglia due maglie alte, una nel suo punto di base, la seconda, e una maglia alta sulla terza. E di nuovo la catenella, carico il filo, maglia a chiusa a metà sul primo arco, maglia alta chiusa a metà nel secondo, tutto una catenella e di nuovo andremo a fare l'aumento sul um, sulla colonnina successiva. E questo, siccome io ho ben 24 motivi, la, ma la maglia si allargerà di 24 maglie alte in più quindi eh, viene insomma una bella svasatura. E con questo continuerete poi a lavorarlo uguale senza più fare aumenti. Quindi la stessa lavorazione come abbiamo fatto sotto, solo che manterrete le 4 maglie alte. Quindi la losanghina, quattro alte, la losanghina, quattro alte Fino ad arrivare alla lunghezza che voi volete. Con questa lavorazione, svasando così, potete anche allungare a fare proprio un vestito, un minigonna, ginocchio, anche fino a lungo i piedi. Eh, se non sono stata chiara le spiegazioni, senza nessun problema, vi risponderò nei messaggi se qualcuno mi scrive. Allora, una volta che avete raggiunto... Con la colonnina di quattro maglie alte, la vostra lunghezza, cosa andate a fare? Adesso vi faccio, vi dovete fermare comunque sul giro, non questo delle maglie così insieme, ma sul giro dei due archetti di 2 catenelle. Perché andremo a fare la rifinitura. Adesso vi faccio vedere che l'ho già eseguita sulla manica, è venuta veramente molto bella. Guardate, andremo a fare la rifinitura la manica cioè andremo a fare dove ci sono le maglie alte faremo eh, delle mezze mh, ci sposteremo con le mezze maglie basse che questo dà sostegno e poi dove ci sono le losanghette andremo a fare questa lavorazione qua che è veramente molto fine adesso ve la faccio vedere così poi per quanto riguarda il corpetto vi ho già spiegato tutto e quindi ehm, Vabbè, adesso io adesso questo giro perché devo farvi vedere appunto la finitura sul giro perché vi dovete fermare comunque sul giro appunto come vi ho detto dei due archetti, due catenelle e poi mh, si fa il giro di finitura alla fine proprio in fondo. Quindi partiamo da questa maglia. Vabbè, voi avrete quattro maglie alte poi alla fine perché, eh, come vi ho appena spiegato, però vabbè, mh, ve lo posso far vedere anche qua. Passate, vedete nella maglia successiva con una mezza maglia bassa ecco, in questo modo. Vedete? Poi vi consiglio di mettere qui il marcapunti perché la mezza maglia bassa, altrimenti non la riuscite più a rintracciare quando arrivate alla fine del giro. Quindi mettete un marca punti così qua significa che quando arrivate qua siete alla fine del giro vi spostate anche vedete adesso io ho, ho finito di spostarmi sulle maglie alte vi spostate sulla prima catenella qui avevamo degli archi di due catenelle sulla prima catenella sempre con la con ecco, la mezza maglia bassa che così vedete no, non si allarga più dopo rimane bello sostenuto e quando siete qua sugli archetti andate a fare una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, uno, due, tre. Contate dalla prima, la terza catenella, entrate, chiudete con una mezza maglia bassa questo pippiolone perché è grosso. <ride> Poi fate una e due passate all'altro archetto nella catenella seconda, vedete quella vicino alla maglia alta e chiudete anche qui con la mezza maglia bassa. Vi spostate sulla maglia alta e chiudete con la mezza maglia bassa, vi spostate sulla maglia alta e chiudete con la mezza maglia bassa, vi spostate sulla maglia alta, chiudete con la mezza maglia bassa. E poi vi spostate sulla catenella prima delle due dell'archetto e chiudete con la mezza maglia bassa e poi rifate la lavorazione ve la faccio vedere ancora sono 8 catenelle 2 3 4 5 6 7 8 contate dalla prima 1 2 nella terza catenella mettete l'uncinetto chiudete con la mezza maglia bassa 2 catenelle di separazione Andate nell'archetto seguente, nella seconda quella, um, catenella, quella vicino alla maglia alta e chiudete con la mezza maglia bassa e poi cominciate a passare le vostre maglie alte con la maglia bassa. Mezza maglia bassa, scusate, in questo modo. Ecco, ve lo faccio vedere per l'ultima volta. Siamo già sull'arco, vado nella prima catenella e passo anche qui con la mezza maglia bassa. 8 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 conto 1 dalla prima 1 2 3 nella terza mi chiudo con la mezza maglia bassa due catenelle di separazione vado nell'arco successivo nella seconda catenella quella vicino alla maglia alta mi chiudo che qua con la mezza Maglia bassa e ricomincio, vedete spostandomi con le mezze maglie basse fino al prossimo archetto. Spero di essere stata chiara, ve lo dico sempre, e vedete come risulta, veramente? che lo facciamo vedere qua. No risulta la maglia finita così in fondo. Dopo tutti i giri che avete fatto con tre maglie alte e tutti i giri che avete fatto con l'aumento e vi ritrovate la colonnina di quattro maglie alte, fermandovi al giro, vedete degli archetti e finendo la maglia in fondo alla vostra, non so, io farò 52 o 55, però benissimo si può fare anche 60 una maglia, anche una maximaglia dipende da come volete un vestito, però in fondo alla fine tutto questo lavoro del punto traforato se avremo una finitura di questo livello. Bene. Adesso anch'io faccio tutta la parte appunto della maglia, quella traforata, e poi dopo ci rivediamo qua e faremo insieme prima eh, la pic il piccolissimo, cioè la piccolissima rifinitura alla scollatura e poi vi farò vedere che strategia ho usato per, per la panica allora. Allora ragazzi, ecco ho finito la parte vedete, del, del corpo, volevo farvi vedere come viene finita. Ho lavorato fino a um, circa 42 centimetri con, mantenendo la lavorazione come si trovava, come la losanga, e poi ho fatto, vedete, gli ultimi circa 10 giri, vedete che qua svasa, di qua di qua svasa. Ho aumentato in questa direzione qui, ho aumentato di una maglia per ogni vedete, colonnina e il risultato è questo. Poi vedete, ho finito con questa parte qua. Che è la, quella che vedete nella, nella fotografia che ho fatto sul gruppo e totale circa lunga 51 52 adesso vedete una manichina l'ho già fatta ve la faccio vedere guardate come bella anche la manica viene con lo stesso disegno sul centro ora andiamo a fare l'ultima parte della manichina manca praticamente quel pezzettino qua vedete manca di qua adesso ve la faremo insieme prima andremo a fare la finitura al collo e poi gireremo il lavoro andremo a lavorare partendo questi sei giri di manica nel mio caso, perché uno lo può fare anche più, più lunga, partiremo circa qua, a metà, dalla parte dietro e faremo questi sei giri manica. Vi farò vedere come fare, dare questo effetto. Vedete che ho fatto la curva qua. Eh, anche per le, le taglie più grandi, anche se voi partite magari perché avete il top down più, più grosso e vi ritrovate un, uno scalfo esagerato, voi con lo stesso sistema che vi farò vedere, io vi farò vedere il primo e il secondo giro, sono quattro giri da fare uguali e, e voi potete continuare, se avete una taglia più lunga anche la manichina sarà più lunga, quindi continuerete col meccanismo che vi faccio vedere oltre i quattro giri, quindi ne farete sei o quelli che vi servono fare eh, anche se siete qua potete fare ecco un lavoro così arrivare girare in questo modo qua e poi verranno fatti due giri classici normali più la finitura. Bene, proseguiamo con il nostro tutorial. Ecco, allora partiamo per fare il contorno dello scollo. Partiamo dal dietro, è lo stesso, prendiamo uno bene le codine, vedete in una qui in una maglia nella catenella d'inizio la maglia di una maglia alta vedete vediamo il nostro nodo di inizio ok usciamo e facciamo la stessa lavorazione che vi ho già fatto vedere sul fondo quindi ci facciamo una catenella e ci spostiamo sulle maglie con delle mezze maglie basse vedete? e continuiamo fino a dove non troviamo vedete siamo già sulla prima losanga quindi entriamo nella eh, qui ci sono eh, due catenelle entriamo in una catenella ci spostiamo e da qui facciamo le 8 catenelle 2 3 4 5 6 7 e 8 chiudiamo nella terza contando dalla prima con la mezza maglia bassa 2 catenelle di separazione e vado nell'altro arco nella catenella vicino alla maglia alta e chiudo con la mezza maglia bassa e proseguo vedete a spostarmi sulle catenelle con le mezze maglie basse quindi andiamo a lavorare tutto il, tutto il giro del, dello scollo in questo modo facendo le, le mezze maglie basse dove abbiamo le maglie alte qui per esempio nell'angolo che sono stati fatti quattro maglie alte nello stesso punto di base la, facciamo semplicemente eh, manteniamo praticamente le catenelle che sono quelle dell'inizio del giro e quindi lavoriamo tutto il giro così, facendo questo lavoro, questo lavoro di, di pipiolino dove ci sono eh, dove c'è il punto traforato, dove ci sono le maglie alte, andiamo a fare mh, questo lavoro qua di passare eh, con le mezze maglie basse. E così eh, rimane il collo sostenuto. Poi quando siete alla fine del giro chiedete con un'altra mezza maglia bassa e poi date a fermare tutte le codine che riguardano la scollatura ecco abbiamo finito anche vedete, la scollatura facendo tutte le finiture dove abbiamo trovato vedete il punto traforato ora eh, iniziamo la manica la manica nel mio caso sono solo sei giri ma per le taglie più grandi presumo che ci saranno qualche giro in più insomma prendiamo il nostro cotone cotone seta meraviglioso facciamo il nostro nodo d'inizio ecco qui ora prendo la mia maglia questa è la parte davanti la giro sul dietro sulla schiena e comincio vedete qua abbiamo lo scalfo circa a metà dove abbiamo tutte le maglie alte quindi entriamo nella maglia alta, usciamo con il nodo d'inizio, ci alziamo con le 3 catenelle, 2, 3 e cominciamo il nostro giro. Quindi facciamo sempre uguale la stessa lavorazione, dove abbiamo la maglia alta facciamo la maglia alta, dove incontreremo le losanghe. Andremo a continuare il punto della losanga, quindi lavoriamo fino ad arrivare circa la stessa posizione dall'altra parte, qua sotto, eh, insomma, un po' più di metà, un po' vicino al marcapunti. E qua arriveremo più o meno fino qua. Ecco, sono vicino, vedete la punti L'altro lato mi fermerò a lavorare lasciandone due indietro. Adesso le possiamo fare anche insieme. tutte maglie alte una su ogni ecco questa è l'ultima allora le due maglie alte prima vedete qui ci abbiamo il marca punti no in questo foro le andremo a chiudere insieme quindi carico il filo entro nella prima chiudo metà carico il filo entro nella seconda chiudo metà e chiudo tutti insieme Ora siamo sotto lo scalfo, vedete? carico il filo, sorpasso il foro, vedete del dell'aumento del top down, vado in questo vedete che è quel giro che corrisponde al giro. Dopo, entro e faccio una maglia chiusa a metà. Carico il filo, vedete che qua c'è un forellino nel centro esatto sotto scena, entro, chiudo a metà una maglia alta, carico il filo, vado, vedete nel giro successivo, c'è questo foro grande e chiudo a metà e poi chiudo tutto insieme. Adesso andiamo a fare le altre due maglie alte chiuse insieme dopo il marcapunti, quindi carico il filo, salto il marcapunti, vado nella prima, vedete, maglia. Maglia alta dopo il marca punti e chiudo metà la maglia. Carico il filo, vado nella maglia seguente e chiudo metà la maglia. Poi chiudo tutto insieme e vado a finire il giro lavorando. Vedete, arrivare fino a qua lavorando una maglia alta su ogni maglia alta disponibile. Sono alla fine del giro mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa e la terza catenella che avevo sostituito la prima maglia alta del giro e questo è il giro l'abbiamo fatto ora andiamo a ripetere tre volte quindi per tre giri nel caso della mia taglia il giro che vi faccio vedere adesso uguale identico e vedrete il procedimento punto che ho usato per stringere il giro quindi, nel mio caso, tre giri ancora, tutti uguali con lo stesso procedimento. Nel caso di un'altra taglia più grande o più piccola eh, saranno più piccola, saranno uno in meno. Le taglie più grandi saranno eh, dei giri in più. lavorati sempre con questo procedimento che vi faccio vedere adesso, eh, fino ad arrivare alla larghezza che volete della vostra manichina. Quindi mi alzo con le tre catenelle, e comincio a lavorare come prima, praticamente maglia alta su maglia alta, motivo losanga su motivo a losanga, sempre arrivando fino un po' prima del eh, dello scalfo che abbiamo chiuso. Quindi lavorerò fino a circa: vedete, qua c'è marca punti fino a circa qui, e, e poi continuiamo insieme. Quando siete arrivati? A due vedete due maglie alte prima delle maglie che abbiamo chiuso insieme nel giro precedente ed queste erano le due maglie che abbiamo chiuso insieme queste le tre sotto scella queste le altre due dall'altra parte ci fermiamo a questo punto e andiamo a chiudere insieme queste due maglie vedete prima delle maglie chiuse insieme e qua ci sono le maglie chiuse insieme e queste sono le due maglie e quindi andiamo a chiudere insieme queste due maglie chiudiamo metà la prima e chiudiamo metà la seconda maglia alta e poi le chiudiamo tutte e due siamo sotto scella carico il filo entro vedi qua che ci sono le vedete le due maglie alte chiuse insieme entro e chiudo metà carico il filo vado nelle tre maglie alte chiuse insieme entro Un attimo. E chiudo metà. Carico il filo, vado nell'altro gruppetto di due maglie alte. Dall'altra parte, dopo il parco. Punti e chiudo metà. E chiudo tutto insieme. Carico il filo nelle due maglie seguenti. Vado a chiuderle insieme. quindi Chiudo metà la prima, chiudo metà la seconda chiudo tutto insieme questo è il procedimento che dovete usare per i giri che vi servono per arrivare alla vostra manichina alla larghezza che volete nel mio caso già il secondo giro però il primo che abbiamo fatto è diverso da questo voi dovete fare adesso continuare con il meccanismo di questo giro che abbiamo appena fatto io ne andrò a fare tre di questi e voi quello insomma che vi serve quindi adesso continuo a lavorare normalmente vedete fino alla fine del giro ecco e ci chiudiamo con la solita mezza maglia bassa una terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro adesso andate a ripetere nel caso del mio tutorial altri due giri identici come quello che abbiamo fatto adesso e, e in altre taglie, insomma, regolatevi, continuate con questo procedimento delle diminuzioni sotto scella fino ad arrivare a, a una manichina che vi, vi può andare bene a voi di giro di giro proprio del braccio e di lunghezza. Ecco, io ho fatto complessivamente quattro giri di diminuzione ascellare. Ora, quando voi siete arrivati a terminare i giri per la diminuzione nel caso del, della mia maglia così in caso di taglie diverse o più o meno di questi giri di diminuzione scellare andiamo a fare due giri gli ultimi due giri mantenendo il lavoro come si trova quindi facendo le maglie alte sulle maglie alte le losanghe sulle losanghe come abbiamo già fatto molte volte e sotto scella mm, andremo a lavorare una maglia alta anche dove abbiamo chiuso insieme quindi mantenendo le maglie come si trovano dovete fermarvi al giro potete allungarvi come volete eh? però dovete fermarvi al giro dei de due archetti non delle maglie chiuse insieme ma quello vedete dei due archetti perché su questo andremo a fare la stessa finitura Abbiamo fatto qua sul bordo, vedete che ci eravamo fermate vedete dove c'erano i due archetti. Per poi fare l'ultima finitura, ecco la manica. L'abbiamo terminata. Ora vi faccio vedere. A fare l'ultimo giro, che è quello di finitura, allora ci alziamo con una catenella ci spostiamo nella maglia seguente. E facciamo una mezza maglia bassa e ci spostiamo con delle mezze maglie basse un po sostenute fino ad arrivare alla losanga qui consiglio di mettere vedete un marca punti perché potrebbe anche non vedersi la fine del giro ecco in questo modo sappiamo che dobbiamo arrivare fino a qui e continuiamo a lavorare appunto queste mezze maglie basse ecco qua facciamo insieme tanto sono poche fino ad arrivare alla losanga vedete. Eh, ci siamo quasi vedete mi sposto ecco qua l'ultimo quando siamo vedete sulla losanga. Entriamo nella prima catenella, che sono due catenelle qui non nell'archetto e ci spostiamo anche qui e poi iniziamo a fare il nostro to catenelle come vi ho già fatto vedere, 2 3 4 5 6 7 8 entro nella terza contando dalla prima, chiudo con la mezza maglia bassa, 2 catenelle. vado nell'archetto seguente, nella catenella vicino alla maglia alta, chiudo con la maglia bassa, mezza maglia bassa, scusate, e dove ci sono le maglie alte mi sposto sempre con la maglia la mezza maglia bassa, vedete. Ecco, lavorate così fino alla fine del giro. Lo faccio vedere ancora, vedete, vado nella prima catenella dell'archetto, mi sposto, poi faccio questa lavorazione, così via, fino ad arrivare qui alla fine del giro.